Buongiorno, buongiorno ragazzi, benvenuti ad un altro video di Passione Fishing Planet. È ormai passata una settimana, 6 giorni dalla live, e una live che è andata molto bene, sono molto contento. Purtroppo, come mi è stato fatto notare, le condizioni della visualizzazione per chi più, per chi meno, non erano ottimali. Però ripeto il concetto che io dico quasi sempre, che dico sempre durante le mie live, anche all'inizio, che se tante di quelle volte vengono fuori dei problemi, purtroppo la connessione internet che ho in questo momento non mi consente di apportare, insomma, di portare un 60 fps, quindi in condizioni ottimali per tutte le visualizzazioni. Qualcuno ha visto un po' peggio, qualcuno ha visto un po' meglio, però vabbè, alla fine la live è stata fatta. Allora, sono trascorsi 6 giorni dalla live, quindi sono trascorsi 5 giorni da quando ho messo il sondaggio per vedere se vi interessava o no che portassi anche di Angler Call of the Wild sul canale. Ovviamente non così spesso come Fishing Planet, diciamo una volta ogni 3 video, ogni 4 video, magari tra un lago e quell'altro un video di The Angler, che ovviamente essendo in video non avrebbe gli stessi problemi. Altri 10 giorni allo scadere di questo referendum, diciamo, di questa votazione, quindi a questo siamo al 23 oggi, siamo al 23. Quindi direi di farla scadere pressappoco ai primi giorni di marzo. Allora ragazzi, prima di andare avanti vi ricordo che se tutto va bene sta nascendo il secondo canale, che è un canale dedicato al gaming al 100%, diciamo al 98%, escludendo alcuni giochi su cui non ho dimestichezza, quindi giochi sportivi tipo giochi di calcio, FIFA, NBA, wrestling, tutte queste cose così. E nascerà a breve, i video sono già in progettazione e vedremo di cosa si può fare. Sono in programma eventualmente, possibilmente, diciamo in incastramento, diciamo così, passatemi il termine, con gli impegni quotidiani, anche delle uscite ovviamente in posti specializzati adatti al gaming, diciamo in coerenza con il canale. Allora, bando alle ciance, questo è Passione Fishing Planet, si parla di pesca virtuale. Questa volta facciamo un piccolo passo indietro su quello che sulla scaletta, mentre la volta scorsa eravamo sul Blue Crab, sull'isola del Granchio Azzurro. Questa volta andiamo un pochettino indietro e andiamo in un fiume che non sempre, cioè se ne parla poco, ho visto anche pochi video, forse non è tra i più interessanti, però è sicuramente uno dei fiumi che ha grosse possibilità di farming e secondo me ha delle potenzialità, diciamo, di divertimento, cose che molte persone forse non si rendono conto quando si gioca con questa mappa. Sto parlando del torrente Canic Creek. Allora, per adesso direi di spostarci in game e poi dopo molto tranquillamente, accidente al ginocchio, molto tranquillamente cominciamo ad andare a pesca. Allora ragazzi, ecco, questa è la mappa, questo è il torrente Canic, un torrente dove non si possono utilizzare le barche. Ha soltanto 3 spawn, questi 3 qua che potete vedere. Innanzitutto metto la nostra nuova stanza privata, se no mi scordo di metterla. È un torrente ovviamente che ospita dei pesci che vanno dalla trota al salmone, insomma salmonidi. Escluso il luccio e forse la ricciola, abbiamo il salmerino d'alma, il salmone argentato, il salmone cheta, il salmone reale storico, il salmone rosa, che di rosa non ha niente, il salmone rosso, poi il zucchero, va bene, la trota foro, tutto foro, ciao toro. Quindi sono tutti, fondamentalmente il 90% sono salmonidi, quindi magari se uno avesse un minimo di dimestichezza
con la pesca spinning sarebbe meglio. Andiamo a vedere se velocemente il nostro inventario è composto per la maggior parte appunto da canne spinning. Abbiamo la Federlite, la River Spear, la Tethys, la Jig Winner, come le prime quattro canne che sono a spinning, due canne a galleggiante, scusate, la Phoenix e la Brutus, e la Cazzadora che me la sono portata in caso di necessità, insomma, potrebbe servire per qualsiasi motivo. Allora, a questo punto io direi di trasferirci direttamente su uno spot di pesca. Vado a caso perché anch'io il canic l'ho frequentato pochissimo. Quindi non è che sono proprio a crudo di nozioni, ma non è che sia qualcosa che ho frequentato molto. Allora, eccoci qua. Questo è il nostro bellissimo Canic Creek. Vabbè, non ci sono canne assemblate, nessuno te l'ha chiesto. È un torrente con acqua bassissima, infatti in alcuni punti si può anche attraversare proprio. Allora, visto che qui siamo nella sezione appunti di Fishing Planet, io direi di cominciare giusto per sondare il terreno. Non mi ricordo se ci sono mai venuto, se ho qualche boa, no, nessuna boa, quindi andiamo un pochettino a caso. Eccolo, eccolo. Allora, vediamo, abbiamo cambiato la canna. Come potete vedere, è equilibratissima sta canna. È la Jig Winner. Inizialmente stavo provando con, adesso non mi ricordo quale, una canna rossa, adesso non mi ricordo però il nome, sinceramente, con la ninfa, però evidentemente i siliconici ora come ora non vanno bene. Mi sono spostato sulla Jig Winner con un popperino da 7 grammi 1/0 e il risultato è quello che state vedendo, un bel salmone che speriamo che non slami, oltretutto un pesce che ti ricchia molto vivace, perciò stavo dicendo che in effetti il canic è un fiume, un torrente sottovalutato, perché come potete vedere mi sta facendo divertire, non è che lo prendo subito al volo. Allora, un salmone argentato di 4 kg, 68 cm, 432 crediti. Lo conserviamo e andiamo, maestro di salmoni, perfetto, un bitcoin. E andiamo a vedere se riusciamo a tirare fuori qualche altro esemplare per poi spostarci in un altro spawn di pesca. Eccolo! Eccolo qui, il bastardone si è fatto attendere. Allora, ragazzi, questo è il secondo esemplare che tiriamo fuori dal canic. Tiriamo fuori, ancora non l'abbiamo tirato fuori. Però, insomma, chi ha bocca al canic. Sicuramente segno che gli artificiali vanno bene, ma bisogna vedere che tipo di artificiali, perché per esempio il popperino che sto utilizzando va abbastanza bene, però secondo me c'è di meglio. Vediamo un pochettino se adesso ci spostiamo per rendere più facile la cattura. Non dovrebbe essere un salmone come quello di prima, almeno non credo, non della stessa razza perlomeno. Vedete come tira il bastardo. Ecco qua, mi sembra. No, non è una trota toro. È un bastardone, ma bisogna vedere che tipo di bastardone. 14 metri, va lì. Ragazzi, ci si diverte. Ci si diverte. Come dissi qualche video fa, canne giuste per laghi giusti. Forse questa è la Jig Winner. Ancora siamo anche un pochino sotto, però volete mettere, se uno andasse con la Nilchasseur l'avrebbe tirato fuori in 2 minuti, in 2 secondi, e non si sarebbe manco divertito. Il senso della sfida, no? Certo, se poi uno va de fretta è un'altra cosa. Dai, su, vediamo un po', vogliamo vedere che cos'è. E poi voglio cambiare esca perché tra queste rocce ci dovrebbe anche essere uno spot più roccioso ancora. Si dovrebbe fare bene con il walker.
con i topper in generale. Escluso il popper che lo abbiamo già utilizzato, voglio provare a vedere se c'è qualche walker o qualche topper che può andare bene. Penso di sì. Vediamo un po'. Vieni qua. Cos'è? Un salmone rosa. Che cazzo sei? Veramente sei un bastardo. Dai. Vieni. Vieni, ciccio, dai. Oh, non si stanca, non si stanca. Sono contento che la cantaloupe sono. Vabbè, dovrebbe essere la base. La canna è equilibrata. Quindi non si sforza. Non. Eccolo qua, eccolo qua. Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Un salmone cheta di 6,86 kg, 69 cm, 609 crediti. Come potete vedere, l'attrezzatura che è giusta leggermente sotto, forse ci dà due freccette positive in avanti. Conserviamo, noi adesso cambiamo spot e cambiamo esca e vediamo i risultati. Eccoci, allora. Ci siamo spostati, come dicevo, ci siamo spostati nella zona più, diciamo, a nord della mappa, dove ci sono queste micro isolette, dove uno ci può arrivare anche attraversando il fiume tranquillamente, data l'acqua molto bassa. Ecco qua, mi sa che è un altro cheta questo, salmone cheta da trofeo, molto interessante. Andiamo a mettere il punto su mappa, andiamo a mettere il punto su mappa in modo da mostrarvi dove sono in questo momento. Ecco qua, mi trovo in questo spazio qui che sono tutte isolette. Il salmone cheta l'ho preso con il Walker 56 grammi 4/0 con la Tethys. Allora ragazzi, perché mi sono spostato qua? Perché volevo fare un test, siccome io non ho mai frequentato tantissimo il Canic. Forse per la ragione che bene o male tutti lo frequentano, perché non è proprio che sia un fiume che piace, però erroneamente, perché effettivamente se a qualcuno piace lo spinning o l'artificiale, insomma tutto questo genere di pesca così, il Canic è una miniera d'oro per certi versi. Dicevo, mi sono spostato su queste isolette perché ho messo il treppiede con la Brutus. Con i sacchetti di uova per vedere un po' uova di salmone, insomma, adesso non mi ricordo precisamente, ve lo dico subito. Con la, le uova naturali, per vedere se rispondono bene anche a una situazione diversa oltre agli artificiali. Ora, per adesso non ci sono stati risultati, però noi adesso continuiamo con la nostra pesca ed eventualmente andremo a provare l'ultimo spot e poi andremo in chiusura. Eccoci qua. Allora, ragazzi, questo se lo portiamo a riva è potenzialmente l'ultimo pesce di oggi. Allora, traendo le nostre conclusioni, questi bastardi vi vengono incontro, ragazzi, occhio, questi pezzi di merda. Ne ho già slamati due così. Sembra che li state tirando su facili, poi vengono contro e vi slamano. Allora, dicevo, traendo delle conclusioni non affrettate, posso dire che evidentemente ci sono delle scale di funzionalità di eschi artificiali in questo fiume, in questo torrente, in questa mappa. Possiamo dire che il Walker funziona bene in alcuni luoghi, come per esempio quello che vi ho fatto vedere prima, quelle isolette, due lanci, due catture consecutive, anche piuttosto interessanti. Questo non vuol dire che non funzioni bene da altre parti, ma funziona meglio in quei luoghi là, molto probabilmente. Dove sto pescando adesso, per esempio, funziona molto bene il crambite, perché oltre a questo pesce che adesso sto tirando su, purtroppo prima ne ho slamati due. Quindi eventualmente un crambite rosso come sto utilizzando io da 1 metro 3/0 va bene. Ora lasciate perdere la canna che è pur sempre la jig winner che fa la sua bella fatica anche con i moscardini, però in qualsiasi caso. Possiamo d'altro canto dire che anche il popper non è male, ma è l'ultima scelta, almeno per determinate zone, che effettuerei. Probabilmente
Il popper, essendo un esca top water, potrebbe andare bene nella stessa zona dove abbiamo utilizzato il walker. Questo non l'ho testato, però lo testeremo prossimamente quando poi andremo a fare le missioni. L'altra faccia della medaglia sono le esche a questo punto con il galleggiante. Come potete vedere, adesso mi avvicino un po' anche perché sennò questo non lo tiro più su. Come potete vedere, qua per terra, non so se si vede, c'è il galleggiante della Brutus. Cioè, eccolo qua. Riesco a dare. Sì, eccolo qua. Il galleggiante della Brutus che non ha avuto successo. Ora, le motivazioni possono essere fondamentalmente due: o non va bene l'esca, ma è strano perché è un'esca di uova naturali che va bene quasi per tutti i tipi di salmonidi e trote. Oppure molto semplicemente non va bene per il semplice motivo che questo è sicuramente uno dei motivi, però per farvelo vedere, che siccome il torrente ha una forza, dal punto di vista di corrente molto elevata rispetto a tanti altri posti, per esempio nei laghi siete fermi, si può muovere leggermente il galleggiante, ma alla fine rimane sempre in quel circondario che può essere un raggio che va dai 5-10 metri. Il galleggiante io l'avevo tirato in fondo lì alle rocce, guardate dove è arrivato. Quindi probabilmente un'esca galleggiante, per quanto possa essere invitante, se si muove troppo non fa il suo dovere. Quindi magari si poteva provare con un'esca da fondo. Ecco qui il nostro salmone che ci ha fatto dannare, un altro salmone cheta di 5,128 kg. Abbiamo tirato fuori tutti i cheta. E conserviamo. Allora, quindi a questo punto io direi che la nostra esplorazione minima, diciamo, è finita. Noi passiamo in pre e facciamo la sintesi della situazione. Allora, ragazzi, eccoci. Che cosa possiamo dire? Possiamo dire tranquillamente che, come vi ho detto, ci sono a questo punto diverse scale di utilizzo delle esche artificiali nel canic. Io opterei a questo punto sia per un crane bite che per un top water walker, ma non sottovaluterei il popper, magari nelle stesse zone dove può andare bene il walker. Poi, ovviamente, di esche artificiali ce ne sono altre. Abbiamo utilizzato, io ho utilizzato anche il mini crank, che non ha avuto lo stesso successo del crane bite normale. I cucchiaini non li ho utilizzati per niente, dobbiamo provarli e così via. Però a questo punto noi la prossima volta che andremo a fare quelle missioni già sapremo come muoverci, insomma, grosso modo. Allora ragazzi, vi ricordo ancora una volta che sta nascendo il secondo canale di gaming. Parleremo un po' di tutto, un po' di tutti i videogiochi, ovviamente saranno fatte delle puntate particolari, magari nella speranza ci potrebbe essere anche qualche ospite e così via. Oltre a questo, amici miei, vi ricordo di iscrivervi a questo canale, vi ricordo, di unirvi al Discord. Come sempre, d'altronde, senza nessuna sorpresa, senza nessuna novità, di azionare le notifiche e così via. Insomma, le cose classiche che dico a fine video. Allora, ragazzi, noi a questo punto ci rivediamo la prossima settimana a Dio piacendo, sperando che non ci siano complicazioni per la strada. Ci rivediamo la prossima settimana con il primo video che riguarda a questo punto le missioni del Canic Creek, per poi arrivare piano 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 fino ai suoi mostri. Ragazzi, detto questo, vi auguro una buona settimana, alla prossima. Ciao ciao!